Ben ritrovati, queste le notizie del TG Web TV Puglia. Misure anti-Covid. Proseguono i sopralluoghi di Emiliano, Lopalco e Leo nelle scuole pugliesi. Oggi tappa nel Salento, a Parabita. Siamo a Parabita, in provincia di Lecce, nell'Istituto d'Arte Enrico Giannelli. È una delle scuole nelle quali, assieme a Pierluigi Lopalco e a Sebastiano Leo, Pierluigi è l'assessore della sanità in pectore, e invece Sebastiano è l'assessore alla formazione in carica, stiamo procedendo a dei piccoli sopralluoghi per imparare da come le scuole si sono organizzate e quindi dare loro anche, nel caso, un po' di sostegno. Siamo qui a Parabita per supportare il grande lavoro che è stato fatto e le istituzioni scolastiche sono al centro dei nostri progetti politici e amministrativi. La scuola è riuscita a dare il massimo, io penso che sono insieme agli operatori sanitari gli eroi di questa grandissima pandemia che ha colpito la nostra regione e la nostra nazione. Quindi ringrazio davvero tutti quanti per il lavoro fatto. Oggi abbiamo avuto la conferma che i dirigenti scolastici hanno davvero compiuto miracoli per mettere in pratica quelle che sono le linee guida ministeriali. Noi da parte nostra, proprio negli scorsi giorni, abbiamo emanato un protocollo che dovrebbe facilitare qualunque evento che inevitabilmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi potrà capitare in questa o quell'altra scuola della nostra regione. Quindi un protocollo che identifica il referente della scuola, i referenti della ASL, che dà, diciamo, delle linee guida ai pediatri su come comportarsi, questo per rendere più fluida tutta la gestione della nuova normalità della scuola durante il Covid. Bollettino epidemiologico Regione Puglia 29 settembre 2020. Oggi martedì 29 settembre 2020 in Puglia sono stati registrati 4.131 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 76 casi positivi. 24 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia di Bat, 37 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 404.787 test. 4.622 sono i pazienti guariti. 2.433 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.687, così suddivisi. 3.002 nella provincia di Bari, 664 nella provincia di Bat, 773 nella provincia di Brindisi, 1.854 nella provincia di Foggia, 795 nella provincia di Lecce, 538 nella provincia di Taranto, 59 attribuite a residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota. Dichiarazione del direttore generale della ASL Foggia, Vito Piazzolla. Circa la metà delle nuove positività registrate in provincia di Foggia è riconducibile ad una festa svoltasi in ambito familiare. In considerazione di ciò è doveroso ribadire, spiega Piazzolla, l'importanza del rispetto delle norme igienico-sanitarie anche nei contesti interfamiliari, in cui si creano maggiormente occasioni favorevoli alla diffusione del virus. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima.